Cariche di pesce e cucine attive lungo la costa dei Trabocchi. È tornata anche quest'anno una nuova edizione della manifestazione Le stagioni del mare dalla rete al piatto, ideata per valorizzare il pesce locale di stagione e recuperare le tradizioni culinarie marinare. L'appuntamento è dedicato alla stagione più calda dell'anno, si svolgerà dal 13 luglio al 1 agosto, esclusi i sabati e le domeniche, coinvolgendo 15 ristoranti della provincia di Chieti che, come da programma, proporranno menù a prezzi vantaggiosi utilizzando solo pesce fresco locale di stagione in abbinamento a vini di qualità del territorio. Il progetto è promosso dal FLAG Costa dei Trabocchi e rientra fra le misure contenute nel piano di azione locale del consorzio finanziato attraverso il fondo comunitario FEAMP 2014-2020. Con la supervisione della Regione Abruzzo. L'iniziativa realizzata in sinergia con Slow Food Lanciano, Confcommercio, Confesercenti, con il coinvolgimento degli operatori della pesca e della ristorazione ed è realizzata in partnership con l'azienda Codice Citra e con i vini della linea Ferzo Wines. Il FLAG da qualche anno ha deciso di investire una parte delle risorse di cui dispone per dare un messaggio forte soprattutto ai consumatori. Che anche il mare ha le sue stagionalità e vanno decisamente rispettate. Bisogna maturare l'idea che così come in agricoltura, anche a mare accade che ci sono dei ritmi diversi a seconda delle stagioni e chiaramente il pescato varia a seconda delle stagioni. Quindi per aumentare questa consapevolezza da parte dei consumatori abbiamo voluto questa manifestazione che chiaramente vede protagonisti chi? I ristoratori che sono i maestri della trasformazione dei pesci in piatti prelibati, quindi con la loro collaborazione in tutto questo periodo e cominceremo nuovamente adesso, ancora una volta ci riproponiamo su queste tematiche. Un'edizione importante, forse più importante delle altre perché arriva al termine di un periodo difficile e complicato come quello della pandemia. Assolutamente, arriva proprio alla fine di un inverno in senso fisico e metaforico. Per cui abbiamo deciso di ripartire per dare un messaggio chiaramente di ripartenza, di entusiasmo, di solarità, di estate. E quindi invitiamo tutti a conoscere il pescato di stagione recandosi nelle prossime 3 settimane, dal lunedì al venerdì, nei ristoranti che hanno aderito all'iniziativa. Anche perché, Cavallo, il pesce continua a rappresentare una delle eccellenze assolute della nostra regione in campo culinario, ma non solo. Sì, noi abbiamo comunque una regione che ha quasi 140 km di costa, con capitanerie importanti, non solo la nostra di Ortona, ma insomma tutto il territorio regionale, tutta la costa regionale ha protagonisti nel mondo della pesca, per cui chiaramente di conseguenza una parte della ristorazione, soprattutto quella costiera, ha legato la propria offerta culinaria al mondo della pesca. Le prospettive? Ma io mi auguro buone sia per i ristoratori che anche per il mondo della piccola pesca perché c'è bisogno in assoluto che attraverso l'educazione e la conoscenza gli stessi pescatori, quelli della piccola pesca che, insomma, che noi abbiamo deciso di consorziare, di far mettere in relazione con i ristoratori possano aumentare una quota parte dei loro insomma, ricavi perché spesso in alcuni momenti dell'anno devo dire che insomma non è che sia propriamente facile per loro mettere su un buon reddito con quello che fanno.
e l'Adriatico si conferma un mare davvero molto ricco di varietà di pesce, come spiega ai nostri microfoni Piero Verì, pescatore di Rocca San Giovanni. Quello che si pesca soprattutto in questo periodo estivo riguarda un po' pesce piuttosto da brodetto, la famosa zuppa di pesce. Logicamente parliamo di sogliole, tantissime panocchie, triglie, qualche razza, qualche mazzancolla, qualche sarago, c'è una bella varietà. Certo, ogni anno è differente questa varietà. Troviamo degli anni in cui sono più sogliole e meno panocchie e viceversa, quindi diciamo si alterna tantissimo la qualità del pescato. Noi qui abbiamo delle tipologie magari particolari, ma soprattutto più che la tipologia è il sapore del nostro pesce, che è diverso perché il nostro mare è un po' più salato, i fondali sono un po' più bassi, logicamente non abbiamo le varietà che magari sono molto più comuni nel Tirreno. È un po' difficile trovare ad esempio da noi la murena o da altre specie, ce ne sono di meno perché per la tipologia di fondale e soprattutto per l'altezza di questo fondale. Qual è il pezzo forte, il pesce tradizionale del nostro mare? Ce n'è uno in particolare? Poi portabandiera, se così lo possiamo definire. Il pesce che forse ha caratterizzato di più la vita del pescatore forse sono stati i cefali. Era il pesce che una volta, oggi un po' sottovalutato, però una volta era il pesce che si portava anche come ringraziamento ad esempio ai dottori, agli avvocati, venivano regalati questi cefali. E poi una cosa che ha caratterizzato tantissimo la nostra costa, che ha portato un po' anche allo sviluppo della pesca su questa zona, sono state le seppie. Ma Flag Costa dei Trabocchi non è solo le stagioni del mare, tanti infatti gli eventi organizzati nel corso dell'anno, come spiega il direttore Valerio Cavallucci, che annuncia anche il lancio della Cozza dei Trabocchi. Questo periodo peraltro è stato particolarmente intenso perché da un lato ci ha consentito di portare a sintesi alcune attività che abbiamo svolto nei mesi precedenti e dall'altro ci ha consentito di seminare ulteriore attività. Faccio qualche esempio. Abbiamo portato a conclusione ben 3 strutture per la vendita diretta del pescato locale a supporto della marinerie. Il comune di Francavilla al Mare, il comune di Ortona e il comune di Fossacesi hanno completato i loro investimenti e negli ultimi mesi sono stati rendicontati e sono prossimi all'inaugurazione. E ancora, abbiamo lavorato sul miglioramento di 2 approdi, in particolare dell'approdo di Francavilla al Mare nel nuovo porticciolo e dell'approdo di Casarza a Vasto. Nello stesso tempo, proprio in queste settimane, provvederemo a pubblicare la nuova graduatoria per realizzare un nuovo ulteriore punto vendita a cui hanno collaborato, cui stanno concorrendo per la verità 3 comuni, il comune di Rocca San Giovanni, il comune di San Vito ed il comune di Casalbordino. Uno di loro sarà aggiudicatario di un finanziamento, forse avremo qualche residuo, potremo finanziare anche un secondo intervento ed ancora miglioramenti degli approdi turisti, degli approdi per la pesca, per la piccola pesca, in particolare 2 nuovi interventi, anche in questo caso hanno concorso Rocca San Giovanni, San Vito Chietino e in questo caso anche un soggetto privato, il porto Le Marinelle di San Salvo. Questi sono alcuni esempi, ma ne potrei fare altri. Il nostro impegno è stato, soprattutto in questi mesi, quello di costruire la situazione più favorevole possibile perché la piccola pesca in particolare, che è stata molto colpita dagli eventi dell'emergenza Covid, possa essere sostenuta. E non è un caso che proprio nelle prossime settimane, direi a giorni, pubblicheremo un bando specifico per la piccola pesca per l'acquisto di attrezzature per la pesca sostenibile, reti con le maglie più larghe, cogolli, nasse,
strumenti per la pesca che consentano di migliorare la taglia del pescato, quella realmente commerciabile, e di evitare che ci siano invece del pesce di piccole dimensioni che inevitabilmente finisce per morire e quindi non essere utilizzato, non può essere ributtato a mare. Quindi strumenti per la pesca sostenibile. E abbiamo un budget di circa 120.000 euro di contributi che daremo probabilmente a circa 40 imprese di pesca, piccola pesca, un contributo di circa 3.000 euro per ciascun investimento. E ancora pensiamo nelle prossime settimane di lanciare due cose che mi piace sottolineare. La prima, si sta completando un investimento da parte della OP Costa dei Trabocchi, che si occupa di cozze, e un investimento relativo ad un piano di marketing per lanciare la cozza della Costa dei Trabocchi. La cozza dei Trabocchi è una novità, non tanto il prodotto, ma è una novità la caratterizzazione del prodotto e il suo sostegno sul mercato. E dall'altro lato, finalmente speriamo di poter finanziare concretamente anche un intervento di pescaturismo e ittiturismo. Ce n'è tanto bisogno di questa attività di diversificazione dell'attività di pesca, le nostre coste meritano di essere valorizzate anche attraverso questo strumento. Importante anche per questa nona edizione il contributo fattivo della Regione Abruzzo per propagandare un prodotto che rappresenta una delle eccellenze della nostra regione. Sicuramente la ripartenza è il valore più importante, ma il valore di questa iniziativa organizzata da FLAG della Costa dei Trabocchi all'interno, non dimentichiamolo, del FEAMP, del Fondo Europeo per lo Sviluppo della Pesca, e nell'attuazione di quella che è la strategia, il cosiddetto piano di azione del FLAG Costa dei Trabocchi, nella strategia complessiva della Regione Abruzzo per lo sviluppo sia dell'economia ittica e nello specifico della pesca locale. Questo evento sulle stagioni del mare racchiude il significato proprio del FLAG, che è quello dello sviluppo locale, e non è solo un evento enogastronomico che ha anche il suo valore, la sua importanza, ma anche e soprattutto un'attività di sostegno alla cosiddetta piccola pesca o pesca artigianale, però valorizzando questa attività e soprattutto la qualità del prodotto, quindi del pescato locale, che incontra anche la ristorazione ed insieme a menù convenzionati eccetera consente di valorizzare sempre di più anche il pescato della nostra costa. Pesce che rappresenta una delle eccellenze della nostra regione, come il vino, come l'olio. Da questo punto di vista, regione che è proiettata al futuro per far sì, insomma, che questi prodotti possano sempre più essere apprezzati dai turisti. Sicuramente sì, c'è anche qui sulla Costa dei Trabocchi un bellissimo progetto di valorizzazione della cozza dei Trabocchi, che mi piace citare perché è anche molto simpatica ma anche molto intelligente, sempre anche questo all'interno di una strategia di certificare e di creare dei marchi di qualità distintivi per il pescato della nostra costa, del valore anche nutrizionale della pesca e del significato anche qui del miglio zero, così come del chilometro zero per l'agricoltura, quindi del miglio zero anche per la risorsa ittica che arriva sulla tavola in maniera sicuramente più fresca, in maniera meno stressata sia dalla congelazione che dal trasporto anche oggi, ahimè, internazionale. E quindi torniamo sempre ad una valorizzazione importante della risorsa ittica, soprattutto della nostra risorsa ittica della costa abruzzese.
Superbox.